Se oggi Martina Centofanti è una campionessa di ginnastica ritmica, lo deve a questa società, la Polimnia Ritmica di Roma. La componente delle farfalle azzurre e bronzo a Tokyo è stata festeggiata da coloro che l'hanno lanciata nell'orbita della ritmica. Le verdoline, festanti e curiose, si sono strette intorno a Martina. Eh sì, è stato sicuramente un bellissimo momento. Era da tanto tempo che non tornavo qui e ho rivissuto momenti, ricordi veramente speciali. Quindi ringrazio tantissimo Lilli, Michela e tutti quanti, tutti quelli che hanno lavorato per organizzare questa meravigliosa festa. Michela Conti, l'anima della Polimnia, è rimasta colpita dall'accoglienza per Martina. È sicuramente una grandissima emozione riavere Martina in questa palestra, che è quella dove lei è entrata per la prima volta quando era piccolina, piccolina. L'abbiamo proprio conosciuta qui e è stata un'emozione enorme perché era poi tanto tempo che non riuscivamo a vederci, insomma, e rivivere insieme a lei anche le emozioni di questi ultimi successi, rivedendo insieme a lei proprio i video di questi esercizi meravigliosi che l'hanno portata sul tetto del mondo, è stato un momento che ricorderemo per sempre, sì. Una squadra e uno staff fatto anche di molte giovani preparate che insegnano a queste bambine. Siamo tante insegnanti, ci dedichiamo tutti i giorni a queste splendide bambine. Quando ho smesso la passione per insegnare mi è nata immediatamente. Martina è cresciuta comunque in questa società e quindi ci fa onore e piacere averla qui. Cerchiamo di dare alle bambine tutto il lavoro possibile per aprirgli una strada e per permettere loro di fare una buona carriera. Sì, io sono l'insegnante di danza classica e danza contemporanea all'interno della Polimnia. Credo che sia una materia, una componente veramente importante all'interno della ginnastica ritmica perché dà alle ragazze una forte base impostazione.